Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, oggi ci troviamo qui di nuovo in centro a Bologna a registrare un altro video e a regalare dei pandori. Ehi, ma voglio anch'io un pandoro. Mi sa che il tuo pandoro Pier l'hai già preso al pallone d'oro dei youtuber. No. Grazie mille Pier, è stato molto utile. Ragazzi, niente, adesso registrerò il video da solo. Che cosa devono fare per vincere il pandoro? Iscriversi al canale. E se arriviamo ragazzi a 10.000 like, 10.000, cosa facciamo? E a 10.000 mi piace facciamo la stessa cosa ma con la pizza all'ananas. Col riso col pollo. Col riso col pollo. Quindi ragazzi, mettete like e iniziamo con questo video. Ma ragazzi, facciamo apparire adesso qui i pandori. Ecco qua i nostri pandori che oggi regaliamo giro per Bologna, portati qua da Babbo Natale Nero. Allora Samuel è andato a prendere i pandori più costosi che c'erano al supermercato. Sì, solo pandori di qualità per questo video. Sono più soldi. Non ho più soldi. Ma li andremo a recuperare con la monetizzazione di questo video, quindi condividete agli amici, perché più amici lo vedono più Samuel torna coi posti. Sono soldi in tasca. Partiamo subito ragazzi con i primi partecipanti di questo video. Ragazzi, come vi chiamate? Gabriele. Io Tommaso. Federica. Ludovico. Che squadra ti fate? Bologna. Inter. Roma. Roma. Forza Palermo. No, Juve. Juve. Ragazzi, io ho una domanda per voi. Secondo voi, questo scudetto 2021-2022, chi è che se la giudicherà? Allora, secondo me quest'anno andrà al Milan. Quest'anno andrà al Milan, secondo te perché? Perché comunque è partito bene. Poi secondo me ha dei giocatori come l'anno scorso, anche se l'anno scorso forse un po' meno, che secondo me potrebbero incidere nel campionato. E voi siete d'accordo con questo? No. Perché no? C'è l'Inter. Perché c'è l'Inter? Perché c'è Lautaro. Dici che l'Inter riuscirà ad aggiudicarsi il secondo scudetto di fila? Ovvio. Lo vedremo alla fine del campionato. Quest'anno Bologna in Europa League. Se dopo la sconfitta con la Fiorentina, vabbè che lo vedranno forse dopo. Dopo la sconfitta con la Fiorentina, secondo me il Bologna farà fatica a riprendersi. Anche perché non avendo cambi in attacco, il Bologna fa veramente, veramente fatica. Anche il Milan ha perso con la Fiorentina. Samuel del futuro, taglia questa clip per favore. Ok ragazzi, bando alle ciance. Oggi voglio dare l'occasione a uno di voi, visto che siamo in tema natalizio, di vincere un pandoro. Ecco qua il pandoro. Chi è che si vuole assumere questa responsabilità di tirare? Tommaso. Allora, metteremo la porticina a 10 metri. Hai a disposizione due tiri da bendato, ok? Al primo tiro riuscirai a vedere la porticina perché non sarà spostato. Prima di bendarti, io ti faccio vedere dalla porticina, in modo tale che tu riesci a calibrarti ed organizzarti. Al secondo tiro, laddove tu dovessi sbagliare il primo tentativo, sposterò la porticina. Una volta bendato ti sposto la porticina. Tutto chiaro? Ok, benissimo. Iniziamo Tommaso, vai col primo tiro. Allora ragazzi, Tommaso non deve sentire. Ah ok, è lì. Bra. Allora ragazzi, secondo voi Tommaso riuscirà o non riuscirà con questo tiro? No. Sì, credo in lui. No. Sì? Ma noi sì, speriamo di sì, però no. No. Sì. Che amici di merda che siete però. Quindi ragazzi, Tommaso, hai sentito cosa ho detto? Qui hai detto che tutti hanno detto che ce la farai, quindi Tommaso ce la devi assolutamente fare. Te la senti? Te la senti di prendere questa responsabilità? Te la senti? Te la senti? Un bel urlo! Un bel urlo! Basta, dai, tira, fai questo tiro per favore. Ma devi. No, ma aspetta. No, non ho visto la palla. L'hai vista dov'è la palla? Vuoi prendere questa rincorsa, sei sicuro? No. Io ti consiglio. Io ti consiglierei di stare più vicino, Tommy. Ok, va bene, come no? Vai Tommy. Oh, gol! È incredibile! Ragazzi, al primo tentativo si aggiudica Pandoro d'oro. Da inquadrare se niente si chiama con Pandoro. Ciao Pandoro. Ehi tu. Ciao. Vabbè, tanto di lui mi hai lasciato lo zaino qua. Purtroppo nel Pandoro non abbiamo l'assicurazione ragazzi. Nel furto incendio non coprono. Quindi c'è chi vince il Pandoro e chi il pallone d'oro. Tommy, spiegaci come hai fatto. Da bendato. Bisogna avere dei piedi buoni.
bisogna averne più di buoni. Avete capito? Avete capito? È stato bravo oppure no? Sì, vabbè, ma io credo meglio che andati tutti. Bravo, bravo. Così che si fa i veri amici di me. No! No! Ragazzi, il budget era finito, non c'era una bella ragazza, Pierino. Andiamo Pierino che consegna il premio. Per favore, Pier, consegna il magico premio. Grazie, grazie. Facciamo tutti una single. Bravo. Dai, dai. Wow ragazzi, Pierino. Adesso provo io. No. Pierino. Sì. Il primo è stato bravo, Il primo è stato bravissimo. Però ragazzi, adesso abbiamo trovato uno, ragazzi. Lui è brasiliano. Tifa Inter. È super mega straschillato. State vedendo le riprese adesso. Ronaldo il fenomeno. Eccolo qui. Lui si chiama. E come cazzo si chiama? Lui si chiama Keynes. Eccolo qua, ragazzi. Keynes. Da dove vieni? Da Bologna. Bologna. Nato in? Brasile. Quanti anni hai? 17. Cosa fai nella tua vita? A parte schifo? studio alle Aldini e spero di... No. Spero di finire questa scuola e poi... Qual è il tuo sogno nel cassetto? Non ho un cassetto. Non ho un cassetto. Bravati 5. Sei un grande. No, questo è bellissimo, vecchio. Che squadra tifi? Inter. Secondo te, chi vincerà il campionato 2021-2022? Allora, adesso come adesso, Napoli e Milan ce la stanno facendo. Ok. Quindi mi sta a Napoli. Napoli? No. Primo che dice Napoli, ragazzi. Coraggioso. Bene, Case. Allora, ti presento la sfida di oggi. La sfida di oggi consiste nel fare gol da bendato nella porticina che vedi alle nostre spalle. Okay. E se riesci a fare gol, vinci un Pandora. Facile. Facile. Dici che ce la farai? Sì. Al primo o secondo tentativo? Diciamo il secondo. Al secondo? Vediamo se sarà capace. Ok, ragazzi, oppure siamo no. Qui al primo tentativo di Case e vedremo se riuscirà ad aggiudicarsi questo pallone d'oro al primo tentativo oppure no. Case, puoi coprirti. Vai, Case. Ragazzi, mi sa che hai sbagliato obiettivo, L'obiettivo non è non portare a casa il pandore d'oro, era portarselo a casa. ragazzi, e cosa ne pensate di questo primo tiro? Niente, prossima volta andrà meglio. Va bene, ragazzo? Troppo gasato. Troppo gasato, dici? Come dovrebbe tirare, secondo te? Più in chill? Sì. Mi piacciono questi aggettivi. Anche se lo vincerà, ne vincerà uno distrutto. È il suo. Case, che succede? Brasiliano, skills, cosa succede? Fa freddo, lo so, hai ragione anche te. Sei pronto per fare questo secondo tentativo? Ci provo. Sì, ma non devi guardare. No. Ok. Oh! Bologna, come ha calciato? Ma che bel tiro, ma ha calciato! Sembrava che avessi preso la gamba, la lanciata. No, però è un trucco, dici? Sì. Così si fa gol sempre. Ragazzi, Case ce l'ha fatta. E vediamo come esulta. Chiamate l'ambulanza. Gram, oh disgrazia, Brasil. Wow! Case, la star, sono qui, su Off Summer. Allora, Case, al primo tentativo hai fallito e sembrava che non ce l'avresti mai fatta. E poi al secondo ce l'hai fatta, come mai? Mi sono impegnato, ho visto la palla, ho visto la porta, ho detto voglio quel pandoro e ho fatto gol. Ed è così che si fa. Bravo, Case, complimenti. Facciamo entrare il tuo pandoro. Qual è? Questo qua, quello distrutto. L'ha distrutto lui. L'hai distrutto tu e quindi te lo porti tu a casa. Sei felice? È originale, sì. È originale, sì. Made in... Brasile? È made in Italy, cosa vuoi di meglio? Medicina! Come stai, Piki Piki? Basta, Piki Piki? No, Piki Piki. Ok, ciao Piki Piki. Bene, bravo Case, auguri, complimenti.
Ragazzi, i primi due partecipanti ce l'hanno fatta. Adesso passiamo al terzo partecipante. Pier, ci sono ancora tanti Pandori qua e sta iniziando anche a fare buio, ragazzi. Okay. Quindi ci dobbiamo sbrigarci. Devo selezionarti il prossimo. Devi selezionarmi assolutamente il prossimo. Ci sta guardando uno che ha giocato nel Bologna. Uno che ha giocato nel Bologna. Esatto. Due che hanno giocato nel Bologna, ragazzi. Laggiù. Nella prossima puntata. A chi vuoi regalare questi Pandori? Allora, direi che uno lo regalo. Oh. Allora. Okay. Uno, non so, se trovo una vecchietta glielo do. Una vecchietta così. Italian Big Pandoro. Good. Thank you. No, no. Big Pandoro, buono. Va bene, ragazzi. Instagram, you have Instagram? Yes. Ok. Tienes che preguntare, è il numero di Movilla. Yes. Va bene, cut. Vi racconteremo un altro giorno come sarà andato.